Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo di Massimo Boldi che, a causa di un improvviso malore, si è dovuto accasciare in mezzo alla strada in attesa dei soccorsi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Massimo Boldi ha avuto un malore improvviso mentre passeggiava per strada, subito dopo aver terminato le riprese di uno dei suoi ultimi film. Questo malore è stato causato da problemi cardiaci, lo stesso attore ha dichiarato, «Ora sto bene, l'ho scampata grossa». Durante un controllo che ho fatto la settimana scorsa qui al San Raffaele, ho fatto una coronarografia, mi hanno trovato sostanzialmente 3 arterie assolutamente occluse. Dovevo ricorrere a un intervento e dovevo scegliere tra bypass e angioplastica, parlando con i professionisti, ho deciso di fare un'angioplastica. Ha poi chiosato così, «La mia famiglia ha avuto più paura di me, le mie figlie mi hanno sgridato un po'. Ma l'importante è che sto bene e che posso tornare presto a lavorare, insomma, meglio sempre controllarsi». Già mesi prima, Boldi era stato operato all'aorta, un intervento che lo aveva portato a prestare maggiore attenzione alla sua salute e ai sintomi improvvisi. L'attore ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai familiari e dai medici professionisti, affermando di sentirsi fortunato ad aver superato questa fase critica. Nonostante le difficoltà, Boldi ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha espresso il desiderio di tornare presto al lavoro, dimostrando una grande resilienza. E tu cosa ne pensi di Massimo Boldi come attore? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.